parti da Pietra Ligure per poi cavalcare le onde di tutto il mondo. Com'è? Come un po' come il ragazzo di periferia che parte dalla casa popolare per poi arrivare a New York, per dire. Ho iniziato a surfare in Liguria, così per gioco, con gli amici, al mare, in estate. È stato amore a prima vista. Alcuni si sono staccati e io invece sono sempre rimasto lì. Ci hai sempre creduto comunque. Ci ho sempre creduto. Tra l'altro poi da ragazzino, sai, uno si fidanza, l'altro si fa una canna, l'altro... Sì, sì. Io invece dicevo, cazzo, io... Cioè sei un po' persa via, mentre invece tu hai sempre creduto la cosa e sei rimasto lì. Io sì, sono rimasto lì sempre a aspettare ste onde che grazie a Dio poi mi hanno detto, guarda, ti mandiamo in oceano, e da lì è iniziata un pochettino la mia migrazione verso gli altri posti e non sono più rimasto a Pietra Ligure. Cos'è Surf to Live? Allora, Surf to Live, io e il mio socio organizziamo viaggi in giro per il mondo alla ricerca sempre delle onde. Facciamo Sri Lanka, Fuerteventura, in Spagna, Santander, San Sebastian, nei posti più belli appunto con le mete surfistiche più conosciute. E ovviamente in inverno migriamo verso il caldo ed estate migriamo verso il fresco, tipo la Cantabria, i Paesi Baschi. Cioè, casa mai? Casa il meno possibile. Come si fa a far appassionare dei ragazzi giovani al surf? Come si fa a tirarli dentro? Noi abbiamo fatto un concerto live, facciamo un progetto, si chiama Surf With Them, e dove i ragazzi che stanno iniziando, hanno anche già un livello un pochettino più avanzato, possono venire con noi, surfisti un pochettino più bravi e a livello italiano, si gasano, imparano, stanno bene, si divertono. Da piccolo tua mamma ti avrà detto non fare il bagno dopo mangiato. Mi ricordo che ero appunto in spiaggia e surfavamo. All'inizio ho iniziato con una tavoletta corta, quel bodyboard che ci vai con le pinnette per scendi le onde così. Sì. E ci mangiavo il gelato, in line up, che è il punto dove aspetti l'onde, mangiavo il gelato lì e facevo un po', facevo il figo. Adesso uno cerca di regolarsi un pochettino, ovviamente si cerca di seguire un po' una dieta sana ed equilibrata. Anche se quando esco dall'acqua, sono sincero, mi mangerei qualsiasi cosa. Allora, immagina l'onda, devi dare tutto te stesso per prenderlo, ok? Ti metti giù, la controlli e inizia a remare. Anche magari sbattendo i piedi. E poi ti alzi in piedi. Io guarda, ti volevo dire una cosa, per ringraziarti e per dimostrarti il mio rispetto ho deciso che mi faccio il bagno con te. Guarda che puzza, raga! Guarda come puzza!